per il governo. E questo approvato ieri solo da una delle Camere, un altro scudo. Cicchitto dice c'è da riequilibrare i poteri della nostra Repubblica, troppo potere ha avuto la magistratura e ha invaso il campo del potere politico, legislativo e giudiziario. Come risponde, procuratore? Ma direi che sarebbe ora di smetterla, di mettere sullo stesso piano chi, facendo il suo dovere, applica la legge in maniera uguale per tutti, perché questi sono i principi fondamentali della nostra Costituzione, e chi invece, nell'ipotesi d'accusa, quantomeno nell'ipotesi d'accusa, la legge viola. Sono due comportamenti tutt'affatto diversi, equipararli, vederli addirittura in conflitto fra loro, quando da una parte c'è l'adempimento di un dovere e dall'altra invece la violazione di una legge, mi sembra davvero l'acqua che sale verso l'alto. Scusi, questo Caselli... legittimo impedimento. Il politico finisce per essere impedito per natura, finisce per essere impedito costituzionalmente. È la stessa qualità di politico che determina l'impedimento. Fino al punto che il politico potrebbe fare tutto, andare alla partita di calcio la domenica, meno che presentarsi ai processi. Un po' strano, un po' singolare. Poi perché soltanto Presidente del Consiglio e Ministri e non anche Sottosegretari? Poi perché, visto che siamo in regime di federalismo, non anche i governatori delle regioni? C'è qualcosa che non funziona, soprattutto non funziona da un punto di vista generale. È vero che in democrazia, assolutamente vero, chi ha più consensi, quindi la maggioranza, governa e in quanto titolare del potere di governare, di scegliere, può fare le cose che ritiene più giuste, nell'economia, nella giustizia e via seguitando. Però c'è un limite assolutamente invalicabile per tutti, quale che sia il consenso ricevuto, ed è il principio di legalità. Nessuno può sottrarsi all'osservanza della legge. Questo in democrazia è fondamentale. Non credo che si possa ragionare diversamente. Con il rispetto per tutti gli altri, mi sembra davvero imprescindibile questo punto che ho appena enunziato. Scusi Caselli, lei tocca una corda che mi vede molto sensibile. I due cardini della democrazia, come la conosciamo, della democrazia liberale, sono il consenso popolare e il voto, ma dall'altro lato la continuità della legge, quello che lei chiama il principio di legalità. Però in Italia ormai sono anni e anni e anni che in qualche misura una parte della politica, non irrilevante, sostiene che c'è uno scontro fra potere giudiziario e potere politico. Ormai, diciamo, come dire, è una specie di guerra civile simulata, no? Non dovrebbe porsi anche lei come cittadino il problema di uscirne in qualche modo? Insomma, Casini, le faccio vedere che cosa ha detto Casini sulla Repubblica. Ecco, vedete, Casini dice, non è sulla Repubblica, è sul Corriere della Sera, ma insomma lo ricordo a memoria, dice... abbiamo scelto di sporcarci le mani, Berlusconi ora è senza alibi, eviteremo leggi ad personam con conseguenze devastanti. Questo tipo di discorso, secondo lei, perché è sbagliato? Perché non lo condivide? Ma innanzitutto è un discorso squisitamente politico, io faccio un altro mestiere. Ma se posso azzardare così un'invasione di campo nella politica, beh, attenzione. Quando c'è uno strappo ai principi, si sa come si comincia, ma non si sa poi dove si va a finire. E lei ha parlato di scontro, molti politici parlano di scontro, ma quale scontro? Ripeto, da una parte c'è una magistratura che con tutti i suoi limiti, i suoi difetti, i suoi errori, ha cercato sempre sostanzialmente di fare il suo dovere e per questo motivo riceve delle botte, altro che scontro. Naturalmente le critiche, parliamo di critiche, si tratta... nella più parte dei casi di aggressione riguardano soltanto chi fa, chi si muove, chi sta fermo, chi non vede, naturalmente a certi interessi va benissimo. Allora nessuno scontro, soltanto un rifiuto di sottoporsi al controllo di legalità da parte di alcuni soggetti particolarmente forti o che si ritengono tali nel nostro paese e che così vogliono differenziarsi da tutti gli altri cittadini e che mettono in pista tutta una propaganda, diciamo così, ingannevole anche su quel che è la magistratura. E in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario i magistrati hanno distribuito
un libretto, la verità dell'Europa sui magistrati italiani. È un rapporto ufficiale di una commissione europea, si chiama CEPEI, Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia, dimostra come i magistrati italiani non abbiano niente da rimproverarsi in comparazione con gli altri magistrati europei. Non sono una casta di fannulloni superpagati, ma dei professionisti che con dei limiti a volte davvero difficili da credere se uno non ci lavorasse dentro, cercano di rendere un servizio ai cittadini, non ci riescono per una serie infinita di limiti e vogliono però essere dalla parte dei cittadini anche denunziando questo stato di cose, denunziando per esempio una pubblicità ingannevole per quanto riguarda il processo breve. Processo breve è bello dirlo, è facile dirlo, ma se poi non mi dai gli strumenti per correre in tempi brevi verso il traguardo, ecco, dici qualcosa di ingannevole. Altrettanto ingannevole è il discorso sulla sicurezza, nel momento in cui si piccona con la legge sulle intercettazioni il vero baluardo della sicurezza, che sono appunto le intercettazioni. Basta parlare d'altro, facciamo davvero delle riforme della giustizia che modifichino le procedure, che diano più mezzi. Facciamo operatori. Qualche esempio, Caselli, sul processo breve, per esempio, da quello che si sa del testo, ora secondo Casini e secondo Fini lo si guarderà con calma e quindi non ci sarà un'approvazione prima delle elezioni europee, probabilmente sarà modificato, ma così come lo abbiamo visto finora, salterebbe, lei ha scritto, lei ha detto, il processo per esempio sull'amianto, quello di Torino, è così? Non abbiamo mai scritto. Processo Thyssen e processo Eternit sono salvi perché c'è una discriminazione temporale e il tempo del commesso reato per quanto riguarda Thyssen e Eternit esclude questi due processi dalla previsione normativa attualmente in discussione. Però al di là di questi specifici casi c'è un'infinità di processi che rischiano la morte, l'estinzione, soprattutto per quei non tantissimi reati economico-finanziari che ancora sono previsti nel nostro ordinamento, mentre invece muoiono gli altri processi vanificando gli sforzi delle forze dell'ordine, le aspettative, i diritti, le tensioni, le parti offese che sostanzialmente si vedono azzerate le loro aspettative, i loro sacrosanti diritti. Non va bene tutto questo, soprattutto se accade, se dovesse accadere, se la legge dovesse essere ripresa in esame e approvata, come si sente dire, come ufficialmente da più parti si riconosce, se dovesse accadere tutto questo per salvare un paio di processi che interessano persone in altissimo loco, ecco. Sacrificare migliaia e migliaia di processi, per così dire, innocenti, per eliminarne un paio, salvando gli interessi a questo paio di processi collegati, ecco, davvero un modo di procedere, a dire davvero pochissimo, singolare. Io l'avevo letta in una vecchia intervista